una lotta guidata dell'immigrante. Ma lo curioso di questo, guidata dell'immigrante, ma non per l'immigrante, una lotta per tutta Italia, una lotta che non parla dei diritti, se lo prende. E questa è la lotta che abbiamo cominciato. Ciao, sono Marcello, che è chi si è fatto, cioè, insieme agli altri compagni, i 28 giorni sulla torre. E, cioè, si dovrebbe valutare questa vicenda. Posso dire che abbiamo riuscito a darle carne e ossa a un immigrante. Carne e ossa che l'abbiamo fatto possibile mettendo carne e ossa, che era la nostra. Bilancio della lotta, cioè, è positivo, però logicamente c'è su costi. E il costo è che noi adesso ci troviamo con un compagno nel CIE, voluto di questo governo, che non aveva neanche il presupposto per portarlo in un CIE, perché lui era con una ricevuta regolare del permesso di soggiorno, però questo governo ha voluto dare un bello segnale di vendetta. Io credo che chi fa una vendetta è che veramente ha paura e vuole con questa paura intimorire a tutti. Libero subito! Adesso abbiamo tanti motivi per lottare, un motivo in più che si chiama Aberrassac, e in questo momento sto andando a Modena a trovarlo. Sicuramente non mi faranno entrare, perché lui si trova in una situazione paradossale, cioè veramente scandalosa per un paese democratico. Una persona che ha lottato, che ha denunciato, è stato truffato da parte di un Stato, non è stato rispettato gli accordi con il datore di lavoro, si trova in un centro di detenzione per aver denunciato. E è questo il paradosso di tutta la nostra lotta, è l'epilogo. Noi, il caso suo è il caso di migliaia e migliaia di persone che iniziano a avere questo tipo di problema in ogni angolo della sua vita. Questo recato, queste situazioni la fanno durante il momento che devono andare a lavorare, il momento che camminano per la strada, che sono clandestini, corrono il rischio, e nel momento che devono affittare una casa, e nel momento che devono comprarsi una scheda telefonica, nel momento che ogni volta devono tirare fuori un documento non le hanno, devono ricorrere al mercato nero, alla criminalità organizzata. E questo è il paese in cui ci troviamo, e questo è il paese che vogliamo cambiare, insieme agli italiani. A questo punto noi ci affianchiamo, cioè, alla CU, uno degli sindacati che ci ha accompagnato dall'inizio di questa lotta e ancora ci viene accompagnando, veramente con una posizione generosa in confronto nostro. Io credo che riusciamo a fare delle grandi cose insieme. Noi chiamiamo a fare questa casa di resistenza per Aberrassac, dove stiamo vedendo di fare più leve questa espulsione, dandole un sostegno economico quando arriva nel Marocco, e possa essere in realtà lo unico che ci ha chiesto a noi, la possibilità di farsi una doccia, arrivare con delle vestiti nuovi e poterle fare degli regali alla famiglia. Solo questo ha voluto lui di questa Italia, e credo che è doveroso nostro non fare una carità, sino obbligo nostro essere rispettuoso con chi ha lottato e ha dato il massimo di sé.